Dopo un giovane morto, diversi incidenti automobilistici, una condanna a 10 anni di reclusione con pena sospesa per una 'ndrangheta e un funzionario comunale da individuare come possibile corresponsabile della morte di Carmelo Bulla, sono stati portati a compimento nella giornata di oggi alcuni lavori di messa in sicurezza della cosiddetta curva della morte su via Alcide De Gasperi a Santa Maria di Licodia. Lo scorso 31 dicembre l'ufficio tecnico comunale aveva proceduto con l'impegno di spesa di circa 2.400 euro per la fornitura e messa in sicurezza di segnaletica orizzontale e verticale in quel tratto di strada. Allora, sono ormai quasi in via di completamento. È stata fatta tutta la segnaletica orizzontale, quindi le strisce bianche, anche i rallentatori. E ora, proprio ora, stiamo montando gli occhi di gatto nella striscia centrale, proprio per delimitare la curva, e poi abbiamo messo anche la segnaletica verticale, sia le frecce rimesse a posto e sia anche alcuni altri segnali, quale il segnale di curva pericolosa, il segnale per la curva diciamo di obbligo, la freccia di obbligo per uscire dritta e non girare dalla striscia continua. Una vicenda, quella della sicurezza su questa arteria, messa in risalto anche dalla nostra testata giornalistica il giorno dopo l'incidente che si verificò nella notte di Halloween 2017, in un articolo dal titolo Basta sangue su via De Gasperi, che portò a una replica stizzita da parte del primo cittadino Salvatore Mastroianni. Da parte nostra avevamo già suggerito in quell'articolo la possibilità di rendere evidente la curva non solo con un'adeguata illuminazione, ma anche con l'installazione di segnalazioni luminosi di ciglio stradale, i cosiddetti occhi di gatto, segnali che, come detto, sono stati installati nel pomeriggio di oggi. Come giornalisti che denunciamo un grave pericolo, oggi ci sentiamo certamente meno visionari e sicuri di essere stati da sprono affinché altri episodi come quello del 2017 non si verifichino più su quest'arteria.